Ciao raga! Si è sistemata un pochino, si è iniziata a sistemare via la Vespina e si è messo il cavalletto centrale, si è levato quello laterale, si è saldato, si è un po' ripulito alla meno peggio che fa questi lavoretti e nulla. E ora dovrebbe arrivare Mire per spiegarci. Mire! Io vi dico a grandi linee che si è fatto. Dove sei? Eccolo! Eccomi! Sei bella partita? Sì. Tu Veramente sei ero ferma, cambiato però. sì, il calendario, il Sì. cavalletto, il calendario ci sarà là, va. Non si può Allora, prendere. faccio Spiega vedere te, bene. spiega. Cavalletto nuovo, perché quello laterale non si poteva vedere. Come vedete, ho risaldato anche la pedana. Ho risaldato per bene la pedana. È rigida, non si muove più. Va bene, mi dispiace per chi per tanti hanno scritto troppo, 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 però quello è venuto il proprietario di lì che mi ha portato, da un amico che sta qui vicino. Io non c'ho clienti, ragazzi, c'ho amici, perché lo faccio solo per amici. Mi ha portato qui, ha visto questa Vespina, la voglio, la voglio, la voglio. Tac! Vista e presa. Beh, ora mi ha detto levami. Vi ricordate c'era l'ho messo? Bellina, eh? No, ma anche il colore non è mia malvagio alla fine. No, c'era la borchia qui. Se vi ricordate c'era questo lì sotto. E giustamente fanno aree. E l'ho detto leali. Le levo sì. Fanno. No, fanno aree, dai. Ora si addrizza un pochino il parafango. Dov'è? Tu l'hai mio amico? Dov'è mio amico? Tu la levavi, non so dov'è. Il mio amico, eccolo qua. Guardate, faccio vedere semplice semplice come si addirizza un parafango. Semplice semplice. Si addirizza povero. Qua c'è, cioè, qua da Boia. qui ancora. Per chi non lo sapesse, io ho fatto anche carrozziere io, ragazzi. Poi mi misero, dopo la battitura non c'era nulla, c'era solo macchine da lavare, da lucidare, riportare nello splendido, tutte macchine della polizia. Ma rei mandiana dopo una settimana e sono andato via. Non ce la facevo più io, raga. Ma viene bellino bellino. Già, l'è meglio di com'era prima, se potete notare, no? Allora, spieghiamoci bene. Questo è da levare e rimettere nuovo, perché il tempo ci si leva qui a levare tutta questa roba qui. Si fa prima a levarlo e a rimetterlo nuovo. Quindi ora si leverà e si metterà nuovo. No, no, ora si leverà, perché ora gli si dà un po' di colore, gli si dà un po' di colore. Andrà a fare la revisione, che tutti mi dicevano è una specie. No, il manubrio non è il suo. Vedete il nasello? Che prima c'era la mascherina, ve la faccio vedere. C'era questa, se vi ricordate. C'era questa qui. E sembra una special, ma ecco scoperto la verità, d'accordo? Quindi, a proposito, c'è un manubrio tondo, me lo dice, non voglio spendere più di 150 euro, però mi serve completo, mi serve completo con la leva qui delle marce.
Niente, questa era la vespina. Qual è la differenza? Il nasellino. Oh, ma non si tempi che si metteva questo. Dai, è più bellina, dai. No. A me garba più quell'altro, ti devo verità. Ma anche quella è la special, è perché più bellina è più questa qui. Che è più vintage. Là. Ma ho capito, ma l'è bellina questa. Sì, l'è più sportivo. No, è più elegante, non è sportivo. Sono questa... anche elegante, a me garba più questo. Ora a me sembra più. Ascolta, le vespe le fui io, quindi decido alla io. Fame, se decidi poi valori, il proprietario lo vuole quello. Te... Non lo vuole, ma l'ha visto? Fatto levare. E c'ha ragione. Che è più bellina così. Il farino tondo. Va bene, niente, il cavalletto si è montato, ora c'è da cambiare le ruote, da fare dei ritocchini, vedete io ho fatto anche, vieni qua. Perché le metallizzate è stato fatto? Sì, simile. Ha cercato di fare... Ma non è metallizzato questo? Sì, è tipo metallizzato, lo vedi? Mi ha detto se lo fa più simile possibile, ma non verrà uguale. Quando si asciuga e siede. Però... Lui ha detto si possa fare quello più... simile. Simile. È solo per andare in motorizzazione, ragazzi. Sì, poi ha detto la rifarà. Poi questo è, come si suol dire, è la prima mano. Anche di qua, guarda. Però già un pochino cambia, poi si può far vedere anche qua, guarda, ormai ci siamo, tanto è inutile stuccare e cosare, se è tutta a sabbiare, come spiegavo prima. Però intanto vabbè, questo è solo un gocciolino, eh. Ripeto, ed è da verniciare questa qui, non è da dargli il colore e via. Però anche se fa schifo, perché giustamente così fa solo schifo, non ti chiamo de great pittore, no, è il pennello. Dai, è più presentabile, no? Sì. The Great Van Gogh. Mi sembra un pochino più accettabile. Accettabile.
No, Yes. in posizione così e ci si può andare. Parafangolo era quadrato, ora tondo. Ovale, via. Però come vedete il colore va fatto asciugare, ma non è quello No. il problema. Il problema è che va sabbiata tutta e riverniciata, tutto qui. Però per andare in revisione secondo me va più che bene, guardate. Ripeto, è la prima mano, poi deve scurire, vedete che scurisce. Come scurisce? Non è una verniciatura, intendiamoci, sono solo ritocchi fatti male per andare in motorizzazione. Oscurisce e non siete più nulla. Anche qua, vedete qua. Uno dice, ma lo fa sopra la ruggine? E va scartata, va sabbiata sta Vespa. Perché poi lo chiederanno nei commenti. Appunto, sì, ma tanto Sì, e si tanto lo parla diranno arabo. uguale. E si parla arabo. Anzi, qualcuno ti dice, ti dirà, come te la vernici? A pennello. E non è la verniciatura finita. Spiegalo sé perché qua sennò io mi picco. No, non va all'inferno. No, vado da Sabatino. È cambiata? Porca. Mamma mia, qua. Lo so ragazzi, questi sono soldi buttati via perché e poi risabbiava tutta dopo.
però insomma sul lavoro e lo fa. Non gli fa altro. Si ridà un ritocchino qui. Sono uscito dall'altra parte. Vai, saluta. Dall'altra parte in due. Qui. Eccolo, eccolo. No, girò di là. Eccolo, eccolo, va. No, non girò di là. Vabbè, raga, è inutile continuare, si può fare l'ultimo ritocchino qui. Anche di là. Di là andò. E giù. E giù, e giù, e giù. Basta, è inutile insistere, tanto come ripeto è tutta da scartare e riverniciare. E poi ora è già buio, si vede ancora poco. No, è la luce che frega. Va bene, e sono ritocchi. Questi sono i due pispolini che si mettono per mettere il nasello. Va bene. Secondo me è una vespina accettabile, perché per 1000 euro è una vespina non accettabile, di più. Ciao raga, fischia!